Da sempre, come tutti, mi sono posto la domanda che per eccellenza ha perseguitato gli uomini desiderosi di comprendere. Chi sono io? E ogni volta che tiravo le somme scoprivo un altro me stesso, che fino a quel momento mi era sconosciuto. Ed ora mi trovo qui, a scrivere delle mie esperienze, dei miei pensieri più profondi, mettendomi a nudo senza preoccuparmi dei giudizi. Io stesso ho cercato di rifiutare la verità perché ne avevo paura. Conosco me stesso attraverso l'immersione nella mia anima. Conosco il genere umano attraverso la comparazione che arriva dall'immersione della mia anima in quella dimensione che tutto contiene. Perché non riuscite a concepire che esista un'altra realtà? Eppure la realtà che percepivate da piccoli non è la stessa che percepite da grandi. Questo lo accettate, ma non potete accettare che esistano altre verità al di sopra delle vostre illusioni. Ho potuto verificare su di me le reazioni psichiche che cercavano di allontanarmi dalla verità. La mia ignoranza difendeva se stessa dalla verità. È stato il dolore a farmi superare la paura. Meglio qualunque verità, ma non quel dolore. Ed ecco, per magia, la nuova verità viene a galla attraverso il dolore. La disperazione dolcemente si trasforma in pace. Si sente la propria anima dilatarsi per accogliere nel suo grembo la benvenuta nuova realtà. La mia fortuna è stata quell'emozione di gioia che si prova quando si sale di un gradino a spingermi alla ricerca della verità. L'ebbrezza della crescita. Chi non ha mai provato questa emozione non può capire. Chi non ha mai amato non può capire l'amore. Chi non ha mai odiato non può capire l'odio. Quali e quanti sono gli amori che tu hai provato? Così come infiniti sono gli amori, così sono infinite le emozioni che arrivano dalla percezione della realtà. La coscienza si dilaterà sempre assimilando quella realtà che gli permetterà di gioire per ciò che è.